Secondo e ultimo appuntamento alle 21.15 al Teatro D'Annunzio di Pescara per il Gran Galà du Cirque, giunto alla 15ª edizione, evento clou di Funambolica. I migliori talenti internazionali offrono uno spettacolo creato in esclusiva per la rassegna diretta da Raffaele De Ritis. In apertura l'ipnotico giocoliere Chuan Ouchu da Taiwan, già premiato al Festival di Monte Carlo. Dalla Russia l'energia di Anton Monastirsky, in una unione inedita di equilibrismo e hula hoop. Emozionante il fakirismo dell'australiana Lucky Hell, unito alla danza aerea in una esibizione nuovissima e unica. A fare da intermezzo i numeri del clown spagnolo Eric Bow, per un decennio solista del leggendario Moulin Rouge di Parigi, abilissimo a coinvolgere il pubblico. Poesia e sensualità per i francesi del duo Maintenant, campione di ginnastica acrobatica, stelle a Las Vegas del Cirque du Soleil. Sfida le leggi della gravità per il danzatore e ginnasta aereo Quentin Signori. Lunghi applausi per la fascinosa Valeria Davidenko dall'Ucraina, nuova stella dell'equilibrismo. Hanno tenuto la platea con il fiato sospeso dal Messico il duo cardio con esercizi mozzafiato in equilibrio su pertiche a ben 7 metri di altezza. Teatro pieno per la prima serata, con il grande entusiasmo soprattutto dei bambini, gli spettatori più attenti e meravigliati. Da ricordare al pubblico anche la raccolta fondi in favore dell'associazione Clown Doc di Pescara, che porta sollievo ai piccoli pazienti con la clown terapia.